Divisi a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Rubaldo. Oggi siamo qui con un nuovo video guida su Fallout 76. Vedremo come poter ottenere l'armatura atomica da iniziato. Ma prima di iniziare questo video, vi invito a lasciare un bel pollice in su per supportare ovviamente tutti questi lavori che sto realizzando sul canale. Ma soprattutto vi invito ad entrare e cliccare qua sotto in descrizione nel link che troverete per entrare nella community di Fallout 76 che ho creato per le tre piattaforme PC, Xbox e PS4. Mi raccomando, ragazzi, vi aspetto e buona visione. Una piccola premessa prima di iniziare: dovrete recarvi al White Springs Bunker, ovvero il bunker dell'enclave, e potrete accedervi solamente dopo aver finito una serie di quest principali. Quindi, come sempre, io vi ripeto nelle live anche sotto i video di completarvi le quest principali perché vi danno veramente l'opportunità di accedere a posti unici, ma soprattutto a ricompense molto molto interessanti, come in questo caso i progetti della tinta della Power Armor da iniziato. Per poter accedere a questo bunker non vi sto a spiegare, ecco, le dinamiche, ma potrete andare a trovare un sacco di guide sia su YouTube che su internet, quindi non c'è bisogno ovviamente di farvi vedere tutto il percorso per poter accedere a questo bunker, anche perché è molto lungo, ma vi basterà semplicemente o seguire la storia principale per non farvi spoiler, oppure cercarvi una guida, che tanto la troverete già online. Se siete arrivati a questo punto, siamo già appunto a buon punto, scusate il gioco di parole, dovremo frugare in queste scrivanie per cercare un documento segreto che ci darà la possibilità appunto di poter iniziare questa quest. Il documento in questione sono i dati tecnici e li troveremo appunto frugando in queste scrivanie. Cosa succede? Una volta aver preso questi dati tecnici, come vedete, si sta attivando una quest. Il nome della quest è conoscenza proibita, come state vedendo anche da schermo. È una quest ripetibile perché se saremmo fortunati riusciremo ovviamente a portarci a casa il progetto per questa tinta al primo tentativo, ma se non saremo così altrettanto fortunati dovremmo portarla a termine tante tante volte. Infatti io stesso in questo video non sono riuscito a portarla a termine, vabbè che ho provato solamente 3 volte, ma purtroppo già sto vedendo che comunque sia c'è bisogno di fare più tentativi. Quindi probabilmente toccherà lo stesso anche a voi. Poi ovviamente fatemi sapere se qualche sculato di voi, ovviamente nei commenti, la trova al primo tentativo, sarebbe veramente tanta roba. Ed ora vi faccio vedere in mappa dove dobbiamo andare. Partiamo dal bunker e poi dovrete andare esattamente in questo punto della mappa. Vedete, è anche segnato comunque con la missione, se avete il tracker, trova un posto in cui mettere al sicuro i dati tecnici. Quindi andremo esattamente là. Prima di arrivare però al passo successivo vi consiglio di entrare dentro questa abitazione perché troveremo un pochettino di informazioni utili anche sulla storia di Fallout. Tra l'altro troveremo anche la cassa del governatore, come vedete qua sulla destra, che vi ci daremo un'occhiata, e troveremo anche un documento che adesso vi lascerò in sovraimpressione proprio per leggerlo. È un olonastro che andiamo subito a sentirci. Grazie, capitano. Siamo soli. Cosa pensi? Una confraternita d'acciaio. Che significa? I ragazzi qui sono tutti confusi. Dobbiamo agire con coraggio. Non possiamo restare nell'esercito. È solo questione di tempo. Prima che uno di quei generali, o peggio ancora un politico, sbuchi fuori da un vault cominciando a dare ordini a destra e a manca. Finirebbero per imporsi con la forza e allora il solito ciclo avrebbe di nuovo inizio. Un altro inferno nucleare, e se non saranno contenti, ricominceranno da capo. Sai che è così, Lizzie. È una nostra responsabilità. Dobbiamo fermarli. Sì, capisco, ma una confraternita, i cavalieri, e io come dovrei chiamarla? Anziano? Le parole hanno un grande potere, Lizzie. Costruiscono l'identità. Costruiscono.
significato, anche quando sembrano non averne. Basta usarle. Dopo la caduta di Roma, furono i cavalieri e gli scribi a custodire quel che era rimasto della cultura occidentale. Il nostro ruolo è molto simile. Siamo i nuovi cavalieri, ma non basterà un nome. Ci vorranno delle nuove tradizioni, una nuova mitologia, qualcosa in cui la gente possa riporre la propria fede. È davvero necessario? Che altro dovrei fare? Proclamarmi presidente? Farti senatrice? Guardati intorno. Qualcosa ci sta uccidendo. Più delle radiazioni o di tutti quei mostri. La depressione. La gente ha perso tutto. E tutti. Mogli, figli, familiari. Persino il postino. Dobbiamo rimediare a tutto questo. O le persone perderanno la voglia di vivere. Non saremmo altro che morti ambulanti. Farò del mio meglio per seguire gli ordini, signore. Fai passare del tempo, Lizzie. La gente ha bisogno di credere in qualcosa. Lascia che lo capiscano da soli. Qui subito a fianco sulla sinistra troveremo due casse, qua con un po' di munizioni, insomma questi sono drop random, e subito sulla sinistra di questa cassa con la stella troveremo anche la cassa delle soprintendente, quindi troveremo appunto l'oro nastro. Vi ricordo che gli oro nastri sono sparsi un po' in tutto il mondo, ma vi annuncio già, per chi anche me l'ha chiesto in precedenti video, se portavo una guida su questo, probabilmente lo farò, però non darà purtroppo nessuna ricompensa trovare tutti gli oro nastri, ma è molto importante perché questa è la storia principale di Fallout. Tra l'altro è una storia molto bella e triste allo stesso tempo, che vi consiglio veramente di portare al termine, anche perché merita davvero di essere ascoltata. Dopodiché ragazzi, proseguiamo sempre con la strada che vi viene indicata. Se siete all'interno dell'armatura atomica come sto facendo io, vi consiglio come sempre di o togliervela oppure comunque sia seguire bene la minimappa in basso, perché all'interno dell'armatura atomica è sempre un po' difficile trovare bene la posizione delle quest. Poi dovremo accedere a questo terminale di controllo. Come vedete qui c'è una specie di piattaforma, sicuramente ad atterraggio per veicoli ed elicotteri. E nulla, vi lascio comunque al proseguimento di questo gameplay, così vi faccio vedere un pochettino com'è. A questo punto fate bene attenzione, controllate sempre, troverete appunto un telaio dell'armatura atomica e potrete trovarne uno quasi completo come ho fatto io, della T45, che poi sarà effettivamente l'armatura che potremo utilizzare appunto per mettere questo progetto della tinta. Non avendolo ancora trovato, come vi dicevo, non so bene se sarà applicabile solamente su questa armatura o anche su altre, però me lo farete sapere eventualmente anche qui sotto nei commenti. La community italiana serve proprio anche per questo. Laddove non riesce ad arrivare una persona, ci arriva magari qualcun altro che può fornirci maggiori dettagli. In ogni caso venite qua, dateci un occhio, perché potrete trovare comunque sia un telaio dell'armatura atomica con qualche pezzo, e se sculate un po' come me, questa armatura era completa, mancava solamente l'elmo, quindi praticamente ero a posto. Dopodiché proseguite con questa strada che vi porterà nel seminterrato appunto di questa abitazione, dove finalmente riusciremo a trovare l'ultimo passo della missione. Io qui ho trovato anche un leggendario livello 3, ho provato a rifarla più volte ma l'ho trovato solamente una volta, quindi penso che sia un incontro diciamo non fisso di questo leggendario ma sporadico. Qui chiedo sempre l'aiuto a voi, ho trovato questa password del centro di comando che
ho girato in lungo e in largo, diciamo, nella zona per avere ulteriori notizie, ma non sono riuscito a trovare niente. Quindi, se qualcuno ha qualche notizia in più anche su questo documento, su questa password, dove eventualmente può essere inserita, perché non penso che sia un aggiornamento con qualche DLC futuro, ecco, che possa implementare una zona dove poter inserire questa password, ma se l'abbiamo trovata, credo proprio che ci sia effettivamente in mappa un posto dove poterla inserire. Quindi, eventualmente, se qualcuno sa qualcosa, ci faccia sapere sotto nei commenti, che sono curioso. E qui arriviamo finalmente al deposito dei documenti, inseriamo i dati tecnici e completiamo la missione. Come vedete, qua adesso ci dà una serie di reward. Purtroppo io sono stato sfortunato, non l'ho trovata come vi dicevo, ma potrete comunque trovare delle buone ricompense. È una missione molto veloce, io mi sono dilungato per farvi vedere a 360 gradi l'area e anche come poter ovviamente già ricavare dei pezzi dell'AT45. Per il resto, ragazzi, per questo video era tutto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like se vi è piaciuto, di lasciarmi un commento se avete appunto qualcosa da aggiungere, ma soprattutto se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi attivando la campanellina per non perdere le prossime uscite dei video e per restare sempre aggiornati. Un saluto da Rubaldi, alla prossima, ciao!